Ciao a tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Oggi ho per voi il book haul del mese di ottobre, ovvero voglio mostrarvi tutti i libri che sono entrati a far parte della mia collezione questo mese. Mese che è stato molto molto ricco, un sacco di libri da mostrarvi ai quali dovrò trovare un posto sulla mia libreria. Libreria che ormai è satura di libri e per favore aiutatemi perché io non so più dove metterli. Voi direte, smettila di comprare e scambiare libri. Invece, eccoci qua. Il primo libro che voglio mostrarvi è anche il libro che sto leggendo in questo momento, in realtà l'ho quasi finito, però insomma, e sto parlando di Figli di Sangue e Ossa di Tomi Adeyemi. Questa è la versione paperback, è una copia per i blogger, una bozza non corretta, e se questa edizione è veramente bella, voi potete immaginarvi quanto meravigliosa sia l'edizione che trovate in libreria. Se vi capita, per favore, fermatevi e sfogliatela, perché è veramente veramente bella, c'è la mappa, è veramente un'edizione molto molto curata. E anche la trama è molto molto interessante ed è per questo motivo che non appena la Rizzoli ha annunciato che avrebbe pubblicato in Italia questo libro chiacchieratissimo all'estero, mi ci sono fiondata sopra come un avvoltoio. Questo è un fantasy non convenzionale perché infatti è ispirato alla mitologia africana, un concept che non siamo abituati a vedere. La protagonista Zélie vive in un mondo dove la magia è stata cancellata, è stata distrutta e sono state uccise tutte le persone che avevano qualche legame con la magia, compresa la madre di Zélie. Un giorno però Zélie viene a contatto con un altro personaggio e da lì inizierà un'avventura epica che porterà Zélie, suo fratello e quest'altro personaggio a cercare un modo per riportare la magia nel loro mondo. È una storia che veramente si legge in un soffio, si vola tra le pagine senza neanche rendersene conto. Ve ne parlerò più nel dettaglio nel reading vlog che uscirà a brevissimo, non appena finirò questo libro e troverò il tempo per montare il video. Nel frattempo comunque ve lo segnalo, vi segnalo di andare a guardarlo in libreria perché è veramente veramente bello. E a proposito di edizioni meravigliose, quella che vi sto per mostrare è una delle edizioni più belle che io ho in libreria. Sto parlando di Muse of Nightmares di Lainey Taylor. Ha le pagine rosse, è meravigliosa. Questo è il secondo volume della duologia iniziata con Strange the Dreamer, che però tra le due rimane comunque la mia cover, la mia edizione preferita. Queste comunque sono due delle edizioni più belle che io ho sulla mia libreria. Ovviamente non sto a dirvi la trama di Muse of Nightmares, perché è il secondo appunto e ultimo volume di questa duologia, iniziata con Strange Dreamer, libro che è stato tradotto anche in italiano con il titolo Il Sognatore, quindi se volete recuperarlo potete farlo. Tra l'altro Muse of Nightmares arriverà in italiano all'inizio del 2019. Comunque Strange Dreamer o Il Sognatore è una storia che ha come protagonista Laszlo Strange, un ragazzo che ha dedicato tutta la sua vita a studiare, a ricercare la città di Whip, una città perduta come potrebbe essere per noi la città di Atlantide, quando un giorno nella città dove vive arriva questa carovana direttamente dalla città di Whip che sta raccogliendo un gruppo di persone per andare a risolvere un problema nella loro città. Laszlo quindi decide di partire, ha la possibilità di partire e parte in questa grandissima avventura. Vi pregherei di di entrare in questa storia senza sapere molto altro, è una storia veramente magica, ve ne avevo parlato in un wrap up che vi lascio nelle schede e quindi non vedo l'ora di leggere anche il secondo volume. Il prossimo libro che ho da mostrarvi mi è stato gentilmente regalato dalla casa editrice durante l'evento alla quale mi hanno invitato a partecipare, ovvero l'incontro con la scrittrice Cristina Cabone in occasione appunto dell'uscita del suo ultimo romanzo La stanza della testitrice. Ovviamente vi parlerò di questo romanzo nel wrap up di ottobre. Alla fine della presentazione l'autrice mi ha anche firmato la copia e vorrei farvi notare l'extra tocco del timbrino meraviglioso che ha aggiunto su questa pagina. La protagonista di questa storia è Camilla, una donna che per ricominciare, per inseguire i suoi sogni, si trasferisce da Milano a Bellagio, dove lavora in una sartoria. Infatti la sua passione sono sempre stati i tessuti, le stoffe,
fino a quando un giorno viene richiamata a casa al capezzale della donna che l'ha cresciuta come una figlia, Marianne. E proprio in questa occasione Marianne le confiderà di una sorella segreta e di un passato a lei sconosciuto. Camilla quindi vuole arrivare a fondo di questa storia, scoprirne di più, e appunto si ritroverà a seguire tutti questi fili del presente e del passato. Abbiamo un cast di protagoniste molto forti che non hanno paura di inseguire i propri sogni. Ve ne parlerò meglio comunque nel wrap up. I prossimi due volumi che vi voglio mostrare sono il primo e il terzo volume di una trilogia che non vedo l'ora di prendere in mano. Sto parlando di Il libro della vita e della morte e Il bacio delle tenebre di Deborah Harkness. Questi sono appunto il primo e il terzo volume che vanno a comporre la trilogia delle anime, dalla quale è tratto il telefilm A Discovery of Witches. Io lo sto guardando, lo sto amando e quindi quando ho avuto la possibilità di scambiare questi due volumi ho preso la palla al balzo. Ho scoperto anche che il secondo volume è pressoché introvabile, quindi se voi lo avete, lo scambiate, lo vendete, fatemelo sapere perché mi piacerebbe molto averlo. La protagonista di questa serie è Diana, una ragazza, una strega, che però non vuole avere niente a che fare con i suoi poteri magici. Lei è una ricercatrice e tutta la sua vita cambia quando durante una sua ricerca prende in biblioteca un libro che era perso da secoli e secoli e secoli. Quindi sarà completamente sconvolta, vampiri, demoni, creature soprannaturali, magie, battaglie tra bene e male. Io adoro tantissimo, amo questa serie telefilmicamente parlando e non vedo l'ora di prendere in mano i libri, perché si sa che i libri sono sempre meglio dei film, non in tutti i casi, però nella maggior parte dei casi sì. Il primo libro che vi devo far vedere è un libro che era sul mio radar da un sacco di tempo e l'ho trovato a un mercatino dell'usato, tra l'altro in un'edizione che non sapevo esistesse. Sto parlando di Un complicato atto d'amore di Miriam Toeus. Probabilmente non si pronuncia così, però insomma. Questa è l'edizione ad Elfi, ma io l'ho sempre visto nell'edizione di Marcos e Marcos. Non so esattamente cosa sia successo, probabilmente si sono passati i diritti da una parte all'altra, però ho trovato questo volume a 2 euro e devo essere sincera che questa edizione mi piace pure di più rispetto a quella della Marcos e Marcos. Non so bene di che cosa parla questa storia, però insomma l'ho trovato quando stavo cercando dei libri che avessero a che fare con delle sette. Non so esattamente se questo libro sia ambientato, abbia dei protagonisti dentro una setta, o dalla trama mi sembra di capire che questa famiglia viva marginalmente a una comunità, a una setta. Insomma, non so bene di che cosa parla, ma sono molto molto curiosa di leggere questo libro e a questo punto, visto che non so assolutamente niente, mi piacerebbe entrarci senza saperne molto di più. Quindi fatemi sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, eccetera eccetera. Stesso mercatino ho trovato Zia Mame di Patrick Dennis, in edizione sempre ad Elfi, sempre per 2 euro. È un classico, uno di quei classici moderni che sembra che tutti abbiano letto tranne me, e che però in realtà mi ispira molto, nel senso che ho sentito parlare solo bene di questo libro, che ha come protagonista, mi sembra, una zia molto eccentrica e non so altro di questa storia. Anche in questo caso sono curiosa di entrarci senza sapere niente prima della trama e vedere un po' come va la storia. Mi fido delle persone che l'hanno letto e che mi hanno detto che è molto bello e quindi non vedo l'ora di prenderlo in mano. I due libri che vi voglio mostrare sono stati in realtà un regalo della mia amica Eleonora, vi lascio il suo blog qua sotto in descrizione. Mi ha invitato a casa sua perché voleva che l'aiutasse a sistemare la libreria, alla fine ha fatto tutto da sola, quindi good job. Però mi ha fatto scegliere questi due libri, mi ha detto se ti interessano, tanto io li scarto, e quindi li ho presi sotto la mia ala, sotto la mia protezione. Sto parlando di Il circo maledetto di Anne Featherstone,
credo si pronunci così il suo nome lunghissimo. Questo libro, tra l'altro, è un'edizione della Newton Compton che mi piace molto, ha la copertina morbida e le pagine sono nere, cosa che apprezzo molto perché mi piacciono un sacco le pagine colorate. Non so molto di questa storia. Dietro le quinte della Londra vittoriana è di scena il sangue. Però so solo che è un thriller, se non ho capito male. È ambientato nella Londra vittoriana e ha come protagonista questi due personaggi che hanno un omicidio e sono costretti a scappare dall'omicida per non essere uccisi a loro volta, una roba del genere. Insomma, sono molto curiosa di prenderlo in mano. Questa sarebbe un'ottima lettura per il periodo di Halloween. L'edizione è veramente veramente bella, però a questo punto mi sa che questo libro dovrà aspettare l'Halloween prossimo. Quindi, ciò che ho recuperato dalla libreria di Eleonora è stato "E alla fine è successo qualcosa di meraviglioso" di Sonia Laredo. Non so esattamente di che cosa parlo, non mi ricordo, avevo letto la trama e mi ispirava un sacco, per questo ovviamente ho deciso di prenderlo. So che ha a che fare con una appassionata di libri. Il blurb qua davanti dice: "La sua bussola erano i libri, l'avrebbero guidata verso l'avventura, il rischio e l'amore". Non so, il prossimo romanzo è un romanzo che non mi aspettavo essere così grosso, l'ho tirato fuori dal pacco perché è stato appunto frutto di uno scambio e sono un po' stupita perché è gigantesco, e sto parlando di Il romanzo di Alessandro di Valerio Massimo Manfredi. Come potete vedere è una bella bestia, è un bel mattoncino, ma Valerio Massimo Manfredi so che scrive molto molto bene, è uno degli autori penso più famoso, uno degli autori più bravi a livello italiano, e Alessandro Magno è una delle mie figure storiche preferite o che comunque mi affascina di più. Quindi sono molto molto curiosa di leggere questo romanzo. Credo che sia un romanzo per ragazzi e quindi sicuramente sarà scritto in un modo molto semplice e scorrevole, quindi ok che ha una bella mole, però non penso che sarà una lettura lunga. L'ultimo libro che vi voglio mostrare è un libro in inglese, un altro scambio, e sto parlando di Off the Map di Alastair Bonnet. È una raccolta di posti che non sono segnati su delle mappe, infatti dice Lost Places, Invisible Cities e Forgotten Islands. Sono molto molto curiosa di leggere questo libro, comunque di sfogliarlo e di scoprire, insomma, curiosità sui posti che non vengono segnati sulle mappe. Il libro che vi voglio mostrare è un altro mattone, un bel mattone, e sto parlando di Jonathan Strange e Il signor Norrell di Susanna Clarke. Come potete vedere è un bel mattonone. Questo libro non so niente, assolutamente niente. So che una mia amica me l'ha consigliato, mi ha detto questo libro è bellissimo, lo voglio tantissimo leggere, tra l'altro lei lo cercava in cartaceo e non l'ha trovato. Io sono stata fortunata nel senso che l'ho trovato in scambio. So che questo libro ha a che fare con forse la magia, boh, ha le illustrazioni e quindi niente. Prima o poi lo prenderò in mano quando avrò a leggere se l'avete letto e vi è piaciuto, perché sono molto curiosa di questo libro in particolare. Questi erano tutti i libri, aiuto, questi, erano tutti i libri che sono entrati a far parte della mia collezione nel mese di ottobre. Io spero che stiano tutti bene, fortunatamente Muse of My Nightmare era rimasto qua dietro di me. Ok, i libri sono finiti tutti per terra, ora vado a raccoglierli. Qua sotto nei commenti quali sono state le vostre entrate nel mese di ottobre, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se magari qualche titolo vi ha incuriosito. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link Amazon di tutti i libri che vi ho citato in questo video. Se deciderete di acquistare uno di questi libri dal link indicato qua sotto, io prenderò una piccola percentuale. Ovviamente a voi non costerà niente di più, però insomma è un piccolo modo per sostenere il canale. Sotto in descrizione trovate anche tutti i miei social, quindi se volete seguirmi fuori dal canale. Tra l'altro ho fatto l'unboxing di 4-5 libri di quelli che vi avevo mostrato su IGTV, quindi
Se volete vedere le cose in anteprima potete seguirmi lì sul mio Bookstagram, sul mio account Bookstagram. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, di cliccare sulla campanella per essere notificati di ogni volta che faccio uscire un nuovo video, e darvi un bacione grande grande grande, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!